nella piazza di Borgo Velino per questa manifestazione che si svolge oggi qui a Borgo Velino. Borgo corre con il cuore, in compagnia del signor Fabrizio Chiaretti, uno dei funzionari comunali, nonché parte dell'organizzazione, insomma, di questa manifestazione. Cosa facciamo qui oggi? Allora, quest'anno si svolge la terza edizione di questa passeggiata amatoriale, corsa podistico amatoriale, ma comunque, diciamo, lo spirito che ha contraddistinto già la manifestazione dalla sua prima edizione è quella a uno sfondo sociale. Il primo anno, con i fondi raccolti, abbiamo acquistato un defibrillatore, lo scorso anno una giostrina, e quest'anno lo scopo sarà quello di implementare il giardino comunale di un percorso ludo educazionale, o meglio uno spazio più fruibile verso prevalentemente la popolazione giovanile, i bambini in particolare. Quindi un regalo del comune per il comune? No, non è un regalo del comune, è un regalo di tutti i partecipanti. Parte del ricavato infatti sarà destinato a questo. La prima edizione è nata quasi per gioco e abbiamo avuto 150 partecipanti. Lo scorso anno c'è stato il boom con 280 partecipanti. Quest'anno il tempo non ci sta aiutando, ma la manifestazione si svolgerà comunque anche sotto la pioggia. E quindi è un regalo che si fa alla popolazione, grazie all'idea avuta dall'assessore allo sport e cultura Eugenia Foli, molto attenta alla sensibilizzazione della gente di Borgolino, ma non solo. Ci sono gente, turisti, ormai abitué, tramite Facebook o il nostro sito sono venuti a conoscenza di questa iniziativa e quindi sono fedeli a questo appuntamento. Quindi sfidiamo le intemperie della giornata per una passeggiata a passo libero, nonché una corsa podistica di 5 km. Il percorso quindi sarà all'interno della cittadina, quindi di Borgo Velino. Allora, chiaramente la partenza sarà qui in Piazza Umberto I, come Piazza Umberto I sarà il punto di arrivo. I 5 km si snoderanno su una strada prevalentemente asfaltata, arriverà per un brevissimo tratto ad Antrodogo e poi costeggerà il fiume, quindi un altro aspetto che abbiamo voluto così sensibilizzare è quello di un percorso naturalistico. E la caratteristica che ha accompagnato sempre la nostra iniziativa è quella che i bambini, accompagnati dalle mamme, quindi passeggiano, addirittura abbiamo dato i pettorali a qualche cagnolino, insomma lo spirito è quello. E volevo sottolineare una cosa: durante la prima edizione abbiamo avuto 7 sponsor, o 8 per la precisione, lo scorso anno 16. Insomma, il manifesto di quest'anno testimonia che siamo arrivati a 28, e questo è una crescita sicuramente notevole anche da parte di aziende private che hanno voluto sostenere sponsorizzando questa corsa. Edizione di Borgo corre col cuore. Siamo con l'assessore Eugenia Foli. L'importanza del territorio per questa manifestazione. Innanzitutto, cosa facciamo qui e che cosa significa per il comune oggi essere qui? Cosa significa? Significa riunire gente che ha passione per il posto, per il territorio. È un'iniziativa che serve soprattutto al paese, perché avrà uno scopo benefico, cioè quello di raccogliere fondi per una finalità sociale, così come abbiamo fatto gli scorsi anni, faremo anche quest'anno. Siamo felici della partecipazione che c'è ogni anno e che ci ha spinto appunto ad arrivare alla terza edizione. Spero anche quest'anno che si abbia una buona partecipazione e non so. Oggi sfidiamo un pochino le intemperie, perché nonostante siamo nel pieno dell'estate, in realtà il piove, insomma il cielo non promette niente di buono, però sappiamo che ci sono molti partecipanti, molti iscritti a questa gara, sappiamo che ci sarà una corsa podistica oltre che una passeggiata, quindi far partecipare, leggevo, dagli 0 ai 100 anni i partecipanti. Sì, sì, assolutamente, noi sfidiamo, anche in questo non siamo nuovi, tutti gli anni affrontiamo le intemperie, perché ma devo dire che ci ha spinto anche il fatto che molti bambini ci chiedono, ma tanto comunque corriamo pur se piove, noi assolutamente sì, siamo pronti anche a questo. Quest'anno siamo arrivati ad una manifestazione un po' più consistente, avremo la proiezione di un film nella serata finale, quello, l'ultimo film di Piff, l'Italia, La mafia uccide... Assolutamente.
solo d'estate. E niente, quindi i bambini sono felicissimi di partecipare a questa cosa. Adesso ci stiamo finendo di organizzare, daremo anche un piatto di pasta alla fine della manifestazione e spero insomma che tutti siano contenti e partecipativi. Sappiamo che i bambini tra l'altro sono poi in un certo senso i protagonisti della gara, perché la parte finale, il premio, insomma, diciamo, la beneficenza che si fa con questa manifestazione è proprio destinata a loro. Sarà destinata a loro, sì. L'anno scorso abbiamo comprato con i proventi della corsa un giochino da mettere nel giardino pubblico, e quest'anno sarà di nuovo l'obiettivo per loro, quindi nella creazione di un percorso ludo-educazionale. Dobbiamo ancora decidere specificatamente cosa, però sicuramente sono i bambini e i ragazzi il nostro obiettivo in questo senso. Sappiamo anche che i 5 km della corsa si snoderanno all'interno di Borgo Velino, quindi andando a far vedere le parti caratteristiche della città. Assolutamente, sarà un percorso naturalistico che passerà lungo il fiume Velino e una parte lungo il centro storico, quindi occuperemo tutto il territorio, arrivando nel paese vicino di Antrodogo. Speriamo che questa cosa abbia seguito, abbia comunque motivo di essere apprezzata. Siamo comunque alla terza edizione, ci dicevano che avete iniziato con pochi sponsor, oggi alla terza edizione siete arrivati con 28 sponsor, vuol dire che c'è un risvolto insomma positivo e che probabilmente insomma andrà sempre meglio. Speriamo, è un tipo di manifestazione di corsa particolare, è appunto intesa per stare insieme, per riunirci, partecipare a ciò che significa il nostro territorio, a quello che può darci e a quello che può offrirci. Quindi io penso che questa sia la chiave per poi dire: abbiamo fatto qualcosa per noi e non per altri. Allora, oggi è una giornata all'insegna dell'amicizia e dell'amore per il proprio paese. Sì, io ci rimango tutti gli anni in vacanza, anche perché ho tutta la famiglia qui, quindi... Abbiamo beccato uno che non è del posto, ma diciamo che ama il posto. Sono del posto perché ci rimango sempre da bambino e le mie origini sono queste. E se ci riesco prima o poi voglio ritornare qua. E la gara di oggi, la passeggiata di oggi? È per stare tutti insieme, per incontrare un po' di persone. Borgo corre col cuore, anche lei corre col cuore oggi? Sì, col cuore, con i sentimenti, con tutto, anche perché corro con mio figlio Adriano, che è un ragazzo un po' particolare e autistico, a lui gli piace stare in mezzo alla gente, e quindi questo è il terzo anno che lo facciamo, quindi siamo stati sempre presenti. È organizzato abbastanza bene e poi è una festa proprio di paese, si sente, con finale anche mangereccio, diciamo. È faticoso, quindi vabbè, si mangia alla fine, quindi questa cosa ci consola, ma è faticoso il percorso? Beh, diciamo, noi lo facciamo a camminare, ecco, con lui, e non lo facciamo di corsa come gli altri, una corsa diciamo tranquilla, che sì, un po' faticoso è, però ne vale la pena. Poi se c'è un piatto di pasta alla fine anche meglio. Noi siamo italiani, la pasta asciutta ci piace. Borgo corre col cuore, è un'occasione per stare insieme a tutta la famiglia nel proprio paese? Sì, sicuramente. Oggi quindi partecipate mamma, figlia? Le due figlie, amici, genitori di altri amici, tutti quanti. Quindi è un modo per stare insieme, sì. Per divertirsi, una passeggiata all'interno del vostro paese? Una passeggiata, sì, chi corre, chi cammina, ognuno ha il suo ritmo. Quindi anche se oggi il tempo non ci assiste, devo dire, siamo comunque tutti qui. Sì, tutti quanti, piccoli, grandi, chi più, chi meno, vero? Con il cuore, questa è una manifestazione molto importante, per cui siamo tutti pronti. Il mio amico, che adesso si va anche lui a vestire, a mettere la maglietta, a cambiare,
Anche con l'ombrello, ma partiamo lo stesso. Partiamo lo stesso, siamo tutti quanti ben carichi, decisi. L'importante, come diceva De Coubertin, è partecipare e noi siamo qua. E sappiamo che anche dopo aver partecipato c'è un bel piatto di pasta che ci aspetta alla quello, fine. Quello è d'obbligo per noi che ci apprestiamo a fare questa grossa fatica, fare un bel piatto di pasta, ci ritira su tutti i carboidrati. È molto veloce. Io sono molto sì, più è veloce, mi chiamano un maratoneta. È così, un maratoneta più è veloce. Allora aspettiamo il traguardo. Per carità, speriamo di arrivarci in verticale e non in orizzontale, perché l'allenamento è quello che è. Una spettatrice, non una partecipante, ma che ha il cuore tutto qui. Sì, è vero, perché io sono contenta di essere spettatrice per il terzo anno, vengo da Roma e sono molto contenta perché si fa sempre qualcosa per la solidarietà, per queste persone disabili che non possono permettersi a volte di partecipare, perché hanno i loro problemi sia motori che mentali, e quindi magari uno non li porta perché li vuole occludere. No, non li occludete, portateli, fateli partecipare a tutto queste persone, anche in vacanza, perché la gente deve abituarsi a stare con loro, deve abituarsi a stare con queste persone con problemi e condividere tutto con loro, giocare con loro, divertirsi con loro, è importante. Quindi la passeggiata di oggi, insomma, ci aiuta anche in sì. Questo. Io per questo ho scritto anche una poesia che purtroppo ho lasciato, comunque si intitola Corriamo insieme, perché io sono poeta da ben 20 anni e veramente ho scritto anche un libro di poesie e devo dire che è molto bello. Poi vabbè, quello sarà per la prossima volta comunque, ok? La prossima volta porterò la poesia, va bene? Siamo quasi al punto di partenza, sì, pronti per questa gara. Abbiamo scaldato i muscoli? No, sì, questa mattina ho già fatto 5 km. Perfetto, quindi si è preparato bene, è freschetto in realtà. No, ho dolore in tutto il corpo. Quindi vabbè, adesso scioglierà con questi 5 km. Sicuramente. L'abbigliamento ci dice che lei oggi corre. Beh, veramente non corro, però la faccio uguale. Correvo una volta, ormai ho 78 anni, sono allenatore di quei ragazzi, ce ne manca ancora una. Ho fatto 38 maratone, 5 volte il Giro Lumba, 32 Roma Ossia, mo basta. Però la passeggiata di oggi è la terza volta che partecipa? No, la seconda, perché l'anno scorso sono rimasto bloccato con la schiena, quindi... Però è sempre un piacere essere qui, correre col cuore. Oggi certo. Dice Borgo si corre col cuore? Certo, è bellissimo. E io vorrei ancora più gente. Superiamo i 100, però... È che il tempo oggi non è nei migliori. Non è ideale, lo so, no, ma percorre è bello questo. Il tempo così è bello. Beh, se lo dice un allenatore. Perché correndo sotto al sole col caldo è triste. Invece con questo tempo aiuta pure. Sì, aiuta certamente. Sia la respirazione, sia il muscolo. Una pronta e l'altra ancora in preparazione. Oggi Borgo corre con il cuore, voi correte con il cuore oggi? Sicuramente, è importante partecipare perché è una cosa bella, è una cosa bella per Borgo Avellino soprattutto. Voi siete della zona? No, sono da Vezzano, provincia dell'Aquila. Borgo Signore Velino. Della zona. Abito a Roma, però sono di Borgo, sono nata a Borgo Velino. Quindi è la terza volta che partecipa, sappiamo. No. Cosa ci dice di questa manifestazione di oggi? Ah, penso che è una bella cosa, unisce un po' tutti. Quindi un modo per stare insieme, famiglia, amici. Sì, tutti insieme. Quando invece di dire organizziamo una passeggiata, vediamoci per un caffè, oggi ci vediamo per una corsetta. Ho incontrato delle vecchie amiche e andiamo tutte insieme a fare questa cosa. Andiamo qua, perché anche lui lo vedo bello pronto e bello attivo per la corsa. Mi sono preparato, certo non vincerò, però è importante partecipare. Lo diceva De Coubertin del resto, quindi... Se si arriva prima sarebbe meglio, ho questa filosofia, però comunque ci divertiamo tutti quanti. Del resto poi siamo in
compagnia. È tutti in compagnia. Cioè, allegria, è in allegria, va benissimo. Nonostante il tempo non sia bellissimo. Ma io lo preferisco. Qui leggiamo, io non corro perché mi sono scordata come si fa. Perché non mi ricordo come si corre. Non mi ricordo quasi più niente. Ma oggi la maglietta gialla però sta perché lei è una partecipante oggi. Non corro però. È stato solo per solidarietà che ho la maglietta gialla. Beh, quella è una cosa importante. Oggi tra l'altro sappiamo che è una manifestazione fatta per beneficenza, quindi la sua solidarietà è sicuramente importante. Quindi come partecipante non attiva ma sicuramente presente. Per me è molto importante perché la vita lo rivedo dopo tanto tempo e la rivedo bene. Classificata non è stata particolarmente dura perché diciamo la pioggia non ci ha graziato, il tempo non ci ha graziato, però è preferibile al caldo estremo. Quindi nonostante la pioggia comunque ce l'abbiamo fatta. Sì, poi non si confonde il sudore, si è meno bagnati del proprio e poi quando arriva da fuori ci pulisce un po'. È meglio secondo me. Complimenti. Grazie. Comunque volevo dire una cosa. Io dedico questa mia vittoria a una carissima amica di Roma, Simona Marini. Numero 126. 126. Sarà difficile? No, no. Bisogna prenderla con calma, ecco. E si arriva bene. Quindi nonostante la pioggia? Beh, la pioggia ha diciamo impedito qualche esploit. Però ha rinfrescato. Sì, sì, sì. Meglio dello scorso anno che era caldissimo. Quindi sono contento. Com'è andata? È andata bene, cioè bene, una bella manifestazione riguardo anche per aiutare queste cose che bisogna fare per i bambini. Sta pure una bella giornata, chiamiamola una bella giornata con la pioggia, la corsa è una bella cosa. Quindi nonostante il tempo una bella giornata, una bella corsa, stancante? Stancante no, vabbè, come a livello così va bene, diciamo, uno si diverte via, però c'è sempre fatica. La vedo particolarmente stravolto? La faccio tutti i giorni, però oggi con tutta quest'acqua è faticoso. Comunque andiamo bene. Com'è andata? Bene, 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 benissimo. A me poi particolarmente perché io ci tengo un po' di movimento, si vede un po' il corpo è pesantino, capito? Ma fa sempre bene, così si tiene in forma. Oggi è stato anche in compagnia nonostante la pioggia. Sì, sì. Domani mattina però non c'è nessuno che viene a fare questa corsa qua, capito? Mamma e figlio che arrivano con questa, dopo questa corsa passeggiata sotto la pioggia. Ci siamo lavati ben bene, però siamo contenti, vero? Siamo arrivati all'arrivo. Lui è contento perché così è fresco fresco, non ha sudato. In effetti nonostante sia il 9 di agosto, il tempo freddissimo, devo dire, piovoso, però... Meglio così, abbiamo sofferto il caldo, adesso un po' di fresco. Ecco, papà e figlia, giusto? Giusto. Un arrivo tra i senior, mi hanno detto. Com'è andata? È stato difficile? Come senior? Assolutamente. Lo dicevano? Bene, a parte l'acqua, bene. Però... È stato difficile? No.
Tutto bene. E il percorso invece? Tranquillo, tutto tranquillo, a parte l'acqua, ripeto, un po' sudati come vede, ma insomma. Sudati e bagnati dalla pioggia. Soprattutto sudati, questo è tutto sudore. Mentre stanno ancora arrivando gli ultimi, un consuntivo della gara. Consuntivo della gara, siamo a tre quarti, diciamo, gran parte ormai delle persone, dei partecipanti sono arrivati. Chi ha, come dire, ha dato un senso agonistico alla gara è arrivato ormai da una mezz'ora, circa, ci ha impiegato circa 18 minuti nonostante il maltempo. E il consuntivo penso che possa essere positivo, sotto un diluvio non ci si poteva aspettare di meglio. Che però è stato gradito da chi soffre particolarmente il caldo mentre si corre? Sì, per chi organizza un po' di meno, perché c'è sempre il timore che possa andare storto qualcosa. Io mi auguro che per la proiezione del film prevista per le 21:30 quantomeno la pioggia cessi e consenta di godere l'ultimo film di Piff, quello che ha annunciato anche prima l'assessore. A livello di iscrizioni siamo stati intorno alle 200 partecipanti, che per il tempo inclemente di quest'anno è un ottimo risultato. Ci sono stati addirittura tre cani iscritti, quindi abbiamo dato il pettorale a tre cani proprio che ancora non arrivano, tra l'altro. E insomma la media è molto buona rispetto, ripeto, a come purtroppo imprevedibilmente è andato il tempo meteorologicamente parlando. Abbiamo visto che il primo in assoluto è stato un bambino. Il primo è stato un ragazzo, è la prima volta che un ragazzo batte anche chi avendo un'età più adulta e più allenato. E la prima tra le donne è un atleta, quella che poi avete anche intervistato. E insomma lo spirito è quello che ci ha detto anche un partecipante tra i senior, è stato percepito lo spirito sociale, bel tempo, cattivo tempo, e i bambini tutti sono arrivati e arriveranno fradici, questa volta non di sudore ma di pioggia. E insomma sinceramente mi fa piacere che Borgovino risponda ancora così. Marito e moglie che arrivano insieme, insieme nella vita, insieme nella corsa, insieme nell'arrivo. No, nell'arrivo. E nella morte. Com'è andata? Bene. Stanchi? Sì. Tanto bagnati? Molto, però una soddisfazione, siamo arrivati fino in fondo. Vabbè, com'è stato di percorso? No, 5 km si fanno, anche per chi non è allenato. E mai siete abituati della corsa o? Mai. Mai corso in vita mia. È la prima volta? Sì, prima volta. Cioè no, io è più di una volta che partecipo, tre volte che partecipo, questa sarà la quarta volta. Il primo cane che arriva, il primo cane che arriva. Che arriva, è merito del padrone, non del cane però. Non ha guidato lui? No, il padrone anzi l'ha aspettato. Com'è andata? Bene, bene. Per il cane? Benissimo per il cane, peggio per il padrone, ma l'importante era esserci. Lui e voi avete sofferto la pioggia? No. No, il motivo e la causa era bella, quindi la causa era onorevole, quindi senza pioggia, senza sofferenza. Un consuntivo della corsa, siamo di nuovo con l'assessore, com'è andata? Ottimamente bene, benissimo, perché con la pioggia siamo riusciti a partire ugualmente, tutti soddisfatti, tutti contenti, era questo l'obiettivo e questo abbiamo ottenuto, quindi grazie, grazie a tutti loro, perché è per loro che si è svolta questa manifestazione, con il cuore l'abbiamo voluta e con il cuore l'abbiamo ottenuta. E con il cuore si è svolta. Assolutamente, grazie.